Grazie Presidente. Allora, vorrei sottolineare che questo problema, prima sono stati dati dei dati su quanto è stato incassato, gli 8 miliardi incassati e i 6 miliardi di costo, assolutamente sottostimati. Sottostimati perché la ricaduta sociale ed economica su tutti noi è decisamente maggiore di questa. Stiamo cominciando a occuparcene da poco come istituzioni, perché noi sappiamo che a Roma sono sempre stati pro, tant'è vero che come è stato ricordato da alcuni miei colleghi precedentemente, sono stati scontati ben 98 miliardi a chi non aveva pagato delle tasse. Quindi vorrei vedere se qualcuno di noi evadesse tasse anche solo per 1.000 euro, se non gliele sconterebbero sicuramente. A loro sono stati scontati 98 miliardi, ridotti dalla Corte poi dei Conti a 2 miliardi e mezzo e successivamente patteggiati addirittura 700 milioni. Quindi io ci penserei veramente attentamente a qual è l'atteggiamento di Roma e quindi di tutte le forze politiche che sono state coinvolte in questi vari patteggiamenti e diminuzioni verso chi gestisce comunque quello che poi crea dipendenza e crea una problematica sociale così grave. Punti importantissimi di questa legge che andiamo così a fare oggi, a votare, sono quelle del monitoraggio e del controllo. È veramente importante che venga monitorato il giocatore. Da questo punto di vista logicamente dovrebbero esserci controlli su ogni singola macchina, perché il giocatore patologico torna a giocare, potrebbero esserci dei controlli ancora successivi riguardo, paragonando quello che è la cifra giocata per esempio annualmente con una dichiarazione dei redditi. Quindi volendo si potrebbe fare decisamente molto di più. Controllo dell'accesso sicuramente, però non dimentichiamoci che noi parliamo di controllo dell'accesso per un numero superiore a 3 macchine, perché a 3 macchinette, 3 slot, mentre invece in molti bar, tantissimi, ce ne sono solo 2, e lì quindi usciamo sia dal fatto di togliere la visibilità immediata all'ingresso dei bar di queste macchinette, sia dal fatto di poter controllare l'accesso al gioco. Importante anche è il sostegno al terzo settore. Ci sono anche dei progetti, delle sperimentazioni in atto da parte di Regione Lombardia che termineranno a gennaio, quindi è importante comunque vedere quali sono stati i risultati di queste sperimentazioni, parlare con le persone che le hanno fatte sia da un punto di vista clinico che legale, perché è importantissimo anche questo, il fatto di tutelare i giocatori, e qui noi possiamo fare molto come Regione, tutelarli con amministratori di sostegno o quant'altro prima che si rovinino ulteriormente. E come dicevano sempre i miei colleghi precedentemente, le famiglie in queste sono coinvolte pesantemente. Io devo dire una cosa, mi sarei aspettata comunque che questa legge, e auspico che così verrà fatto in futuro, coinvolgesse anche la commissione terza, che è quella della sanità, e la commissione settima, che è quella della cultura e dell'istruzione. Importantissimo il punto che c'è nella legge, dove si dice che deve essere fatta prevenzione nelle scuole subito, perché in barba alla legge che dice che i minori non possono giocare, le persone che lavorano nel settore segnalano che in 6 sale da gioco su 10 sono ammessi minori, e questo è veramente gravissimo, perché noi così alleviamo dei giocatori patologici fin da ragazzini, distogliendoli tra l'altro da quello che è lo studio e creando veramente delle personalità fragili anche per il futuro. Non dimentichiamoci che questa patologia
coinvolge persone che sono fragili e che non sono in grado. Una volta ho sentito una cosa che mi ha fatto veramente rabbrividire. Un gestore che ha dichiarato alla televisione: ah, ma io tengo le macchinette, se uno viene a giocare sa quello che sta facendo. No, non lo sa. Perché è veramente una patologia per persone fragili e indifese. Quindi quello che ci tengo a sottolineare, benissimo, abbiamo iniziato a fare qualcosa. Abbiamo iniziato, ci sarà un monitoraggio puntuale, continuiamo a tenere sott'occhio e aggiorniamo se possibile questa legge. E veramente non perdiamo mai l'attenzione per quello che è un vero e proprio cancro per la società. Grazie.